Alle 16.56 del 21 agosto 1969, la terra a Melito Irpino inizia a tremare con un rombo fragoroso. I sismologi diranno 6.2 sulla scala Richter, ma per gli abitanti del piccolo paese nel centro Italia questo numero ha poco significato. La prima scossa fa più paura che danni, ma la seconda e la terza, rispettivamente alle 18.30 e alle 19.09, radono al suolo le modeste case e i pali della luce, le strade e i pozzi. Per la famiglia Minichiello è il colpo finale. Non erano mai riusciti a uscire dalle miserie portate dalla guerra, ma ora non hanno davvero più nulla che li trattenga. Partono così alla volta del sogno americano, Seattle come meta scelta quasi a caso, per sentito dire, per provare a ricominciare da capo. Con loro ovviamente si imbarca in questo viaggio anche il figlio più piccolo, Raffaele, che il giorno della partenza deve ancora compiere 14 anni. Lasciando la sua adorata Cinzia, di cui è innamorato da 2 anni, sapendo che di lei non saprà più nulla. La vita di Raffaele nei mesi successivi è ancora più dura. Viene iscritto ad una scuola, la Foster High School. Ma Raffaele, o Ralph come già lo chiamano, non parla nessun'altra lingua che il dialetto del suo paesello. È un disastro in tutte le materie, tranne che in disegno tecnico meccanico, nel quale è aiutato dalla sua esperienza come garzone in un'officina a Grotta Minarda. Gli anni passano tra bullismo e solitudine, ed un percorso scolastico che non riesce a decollare. Il taciturno ragazzotto dai capelli ricci e scuri cresce nel silenzio, fino a quando non ce la fa più, e comunica alla famiglia che vuole fare qualcosa di concreto. Si arruola nel corpo dei Marine, volontario per la campagna in Vietnam. Ha solo 17 anni, e 18 appena compiuti quando sbarca in Asia, soldato scelto del 5° battaglione. È il 15 dicembre 1967. L'esperienza in Vietnam è quella di tanti altri suoi commilitoni. Sfiancante, umiliante, deumanizzante. Eppure, Ralph qui si sente finalmente accettato, in quella band of brothers, in cui anche lui è utile, apprezzato, considerato. Spesso si offre volontario operazioni pericolose, conquistando la stima degli altri soldati. E riesce persino a inviare a casa quasi $800 della sua diaria. Viene insignito anche di una medaglia al valore per le sue azioni. Ma gli orrori della guerra non risparmiano neanche lui, e il ragazzo che torna negli Stati Uniti è molto diverso da quello che è partito. Più sicuro di sé, più cosciente di essere diventato un uomo, ma al contempo irascibile e in qualche modo fragile. Con suo sommo sdegno scopre che 200 di quegli $800 non sono mai arrivati a destinazione. E quando chiede spiegazioni si infuria silenziosamente con il funzionario che lo tratta in maniera rispettosa e nega quello che a Raffaele spetta di diritto. Un'altra goccia che fa traboccare il vaso. Pochi giorni prima aveva scoperto che gli era stato negato il trasferimento in Italia, dove è tornato il padre, malato terminale di cancro. Minichiello decide allora di entrare in uno spaccio militare e rubare l'equivalente di $200 dalla dispensa. Ma è talmente ubriaco durante questo improvvisato raid da addormentarsi all'interno, dove viene trovato poco dopo e arrestato. Rimane in prigione militare 10 giorni e poi riabilitato, ma in attesa del processo di corte marziale, fissato il 29 ottobre 1969. Raffaele non si presenterà mai a quel processo, diventando di fatto un disertore quando si scopre che non lo si trova più da nessuna parte nella caserma dove è di stanza, in California. 31 ottobre 1969, ore 1:10, aeroporto di Los Angeles. 3 passeggeri che si sistemano a bordo del Boeing 707 della TVA. Ci sono anche i membri della band Harper's Bazaar, noti un paio di anni prima per un loro adattamento della canzone conosciuta come Feeling Groovy di Simon & Garfunkel. L'umore oggi non è dei migliori. Il loro concerto a Pasadena è stato un mezzo disastro, interrotto per un bel pezzo a causa di un uomo che si è messo a urlare dalle gradinate. Il cantante, Dick Scoppettone, e il batterista, John Peterson, si siedono sul lato sinistro dell'aereo, osservando annoiati la hostess con quel sorriso tipico da hostess, che accoglie i passeggeri che si imbarcano in questo volo per San Francisco. Il Boeing 707 era alla fine di una lunga tratta attraverso gli Stati Uniti, da Baltimore a St. Louis, poi Kansas City, e ora da Los Angeles a Frisco, come la chiamano quelli che non ci abitano a San Francisco. Tra gli ultimi passeggeri si imbarca anche Raffaele Minichiello. Vestito con una tuta mimetica, ha con sé un borsone da cui esce una lunga custodia scura.
Charlene Del Monico, che ha soli 23 anni, è la hostess con più esperienza a bordo. Guarda quel ragazzo carino ma un po' goffo con curiosità. Chiacchierando con le colleghe mentre fanno gli ultimi preparativi, butta lì la domanda. Ma secondo voi cos'ha in borsa? La risposta delle due giovani colleghe è quasi all'unisono. Canna da pesca. Charlene è sorpresa dal fatto che entrambe rispondono così velocemente e sicure. Non fa altre domande, quindi non scopre che le due ragazze avevano chiacchierato a lungo con quel ragazzo in cerca di flirt al terminal prima dell'imbarco, né che lo avevano fatto passare dal retro chiacchierando e scherzando. Il capitano del volo TVA-85, Donald Cook, spinge sulle manette dei motori all'1:30 precise, facendo decollare il 707 con quell'insopportabile rombo dovuto all'iniezione di acqua nei motori, necessaria a causa della scarsa potenza dei propulsori, e che era costata a quel modello il soprannome di Water Wagon. Pochi istanti dopo, le luci si spengono quasi del tutto, per permettere ai passeggeri di dormire, mentre la Del Monico e la neoassunta Tracy Coleman puliscono e sistemano la cambusa. Davanti a loro, improvvisamente, si staglia quel ragazzo riccio. In mano ha un fucile M1. Charlene, calma e professionale, passa lo sguardo dal fucile agli occhi di Raffaele Minichiello. «Non dovresti avere quella cosa in aereo», gli dice. L'ex militare in tutta risposta le consegna un proiettile calibro 7,62, intendendo con questo gesto che l'arma è carica. Ora portami dal resto della squadra, che mostrò anche a loro. Mentre passano di fianco agli Harper's Bazaar, molti passeggeri si rendono conto della scena. Uno, in particolare, si muove dal fondo con tono minaccioso. «Halt!» grida risoluto Raffaele. Quel lemma è quel modo tanto utilizzato dai suoi superiori. «Quest'uomo è un militare», pensa Charlene. Jim Findlay, l'uomo che si era alzato, torna sui suoi passi e si siede al suo posto. Il dirottatore e le due hostess tornano a camminare spediti verso la cabina. Raffaele, fin qui apparentemente calmo, si scalda e alza la voce quando Charlene gli spiega che per i nuovi regolamenti dovrebbe suonare il campanello per entrare in cabina. Agitato e timoroso di una trappola, il marine le urla di bussare e basta. La porta si apre e la hostess avverte l'equipaggio e i comandi che c'è un uomo armato dietro di lei. Minichiello entra e punta il fucile ad ognuno dei tre occupanti, il capitano Cook, il primo ufficiale Wenzel Williams e l'ingegnere di volo Lloyd Orra. Incapace di scappare dal suo forte accento, Raffaele intima alle hostess di andarsene e ai piloti di dirigere il volo verso New York. Judy Provence, una hostess fuori servizio, è seduta vicino ai membri della band. Li sente chiacchierare quasi divertiti, ma non fa molto caso alle loro frasi riguardanti le ipotesi sulla destinazione del dirottamento. «Hong Kong?» gli sente dire. «Sarebbe divertente, non ci sono mai stato», risponde un altro. Ma Judy è concentrata su quello che ha da poco imparato al training camp della compagnia, proprio, a volte il caso, riguardante i sempre più comuni dirottamenti di quei mesi. Regola numero 1: stare calmi. E solo dopo le altre regole, tra le quali, peraltro, non innamorarsi del dirottatore. Judy si rivolge agli altri passeggeri, spiegando la situazione e la necessità di mantenere la calma. La raggiunge anche Jim Findlay, il coraggioso di pochi minuti prima, e si presenta. È un pilota TVA, fuori servizio, come lei. Jim ha approfittato dell'assenza del dirottatore per cercare tra i suoi bagagli, trovando dei caricatori pieni di proiettili. «Signore e signori», è la voce di Cook, dagli altoparlanti. «Abbiamo qui davanti un giovanotto molto nervoso e lo porteremo ovunque ci dica di andare». Nei minuti successivi, tra i passeggeri c'è un misto di eccitazione e paura. Dagli inizi degli anni 60 i casi di dirottamento si erano moltiplicati, con un gran numero di americani disillusi dalle promesse della madrepatria che obbligavano aerei ad atterrare a Cuba, seguendo la rivoluzione lì in atto. E siccome gli aerei normalmente non atterravano a La Habana, il dirottamento sembrava un mezzo conveniente. E a Fidel Castro quel gioco piaceva.
potendo mettere in imbarazzo le superpotenze capitaliste e chiedendo loro una sorta di riscatto per avere indietro i preziosi velivoli. Quindi accoglieva di buon grado i dirottatori. Anzi, i dirottamenti verso Cuba erano talmente comuni che ad un certo punto alcune compagnie statunitensi avevano iniziato a consegnare mappe dei Caraibi e guide in spagnolo agli equipaggi. Una linea diretta era stata creata tra l'aeroporto di La Habana e gli air traffic controllers della Florida. E c'era pure stata un'ipotesi di costruire un falso aeroporto uguale a quello della capitale cubana, vicino a Miami, per trarre in inganno i dirottatori. E questo, per i passeggeri e per l'equipaggio, era il 54esimo dirottamento del solo 1969, uno ogni 6 giorni. Quindi ora c'è timore, ma anche eccitazione, per quella strana avventura che solitamente si conclude bene, magari in un paese caraibico. Ma in cabina? In cabina l'atmosfera è diversa. Raffaele parla di New York, o forse Roma, ma non c'è abbastanza carburante per arrivare alla costa opposta degli Stati Uniti se vuole andare alla Grande Mela, e nessuno a bordo è qualificato per voli intercontinentali se vuole invece la città eterna. Alla fine Minichiello si lascia convincere. Denver per fare rifornimento. Cook solo a quel punto avverte del dirottamento in atto. Una volta atterrati, Raffaele pone le sue condizioni. I 39 passeggeri a bordo possono scendere così come le hostess, ma una di loro deve rimanere. Il Marine indica Delmonico, ma il capitano vorrebbe Roberta Johnson, perché lui la conosce meglio. Rimango io. La voce è quella di Tracy Coleman. Tutti si girano a guardarlo. E lei abbassa lo sguardo. Beh, il mio ragazzo è di New York. Al massimo rimango lì. Ma il gesto di Tracy non è dettato da quel pensiero. Sa che se la situazione non si sblocca, nessuno scenderà. E così è deciso. I passeggeri vengono fatti sbarcare che ancora mancano 2 ore all'alba, in una nebbiosa e fredda Denver, accolti nel terminal da agenti FBI a cui pare mancare dal vocabolario la parola sorriso. I membri degli Harper's Bazaar sanno già cosa fare. Si attaccano al primo telefono e chiamano il loro agente. Questo sarà il più grande colpo di marketing della nostra carriera. E così sarà. Le 3 ore di volo tra Denver e New York, una volta ripartiti, passano in fretta. Minichiello si sistema in prima classe, stiracchiandosi e preparandosi uno strano cocktail da 2 bottigliette, Canadian Club Whisky e Gin. All'atterraggio al famoso JFK, in quella che a est è ormai tarda mattinata, il Boeing 707 viene fatto parcheggiare nella zona più remota possibile. Le istruzioni, come a Denver, sono chiare: meno persone possibili che si avvicinino al velivolo. Ma l'FBI è in agguato. Non vogliono permettere il pericoloso precedente di lasciar partire un aereo dirottato poi verso un altro continente. E quindi a terra ci sono più di 100 agenti, alcuni travestiti da meccanici. Mentre il rifornimento è ancora in atto, l'FBI comincia il suo avvicinamento. L'aria si fa subito estremamente tesa. Cook apre il finestrino della cabina e urla ad un agente che se si avvicinano ancora Minichiello sparerà. Il volume delle urla sale, la situazione pare essere sul punto di esplodere. E improvvisamente, chiaro e nitido, risuona il rumore assordante di uno sparo in cabina. Il mondo sembra fermarsi. All'interno dell'aereo, tutti, compreso il dirottatore, si guardano attorno attoniti, cercando di capire se sono stati colpiti. Il colpo è partito per errore e ha forato il soffitto della cabina andando a sbattere su una bombola di ossigeno, senza penetrarla. Raffaele comincia ad urlare, sporgendosi lui questa volta dal finestrino, e impone di fermare subito il rifornimento. L'aereo riparte ora! E così è, con però altri 2 a bordo, Billy Williams e Richard Hastings, piloti con licenza intercontinentale, fatti salire in fretta e furia e subito messi ai comandi. L'aeroplano, con poco carburante ed un proiettile conficcato chissà dove, si dirige verso il limite nord-est degli Stati Uniti, a Bangor, nel Maine. Ad attenderli, visto il clamore mediatico che nel frattempo si è scatenato, uno stuolo di fotografi e giornalisti.
Il rifornimento viene portato a termine a tempo record. Ed ancora una volta, dopo quasi 9 ore dall'inizio del dirottamento, l'aereo si alza in volo. Questa volta puntando direttamente verso l'Oceano Atlantico. Una volta arrivati ad altezza di crociera, Minichiello ed il resto dell'equipaggio, ormai orfano di lavoro, si sistemano assieme in prima classe. Le conversazioni ora si susseguono in maniera educata e quasi amichevole, passata la fase di tensione di New York, per la quale, Cook insiste molto su questo punto, nessuno a bordo era responsabile. I piloti, le hostess e il dirottatore per ore parlano, giocano a carte, si raccontano le storie delle loro vite durante le 6 ore tra Bangor e Shannon, in Irlanda, prossima tappa per il refueling. Mangiano dolcetti e biscotti, le uniche cose rimaste a bordo. Ad un certo punto Raffaele si dirige verso il bagno, ma appena al suo interno si rende conto di aver lasciato il fucile sul sedile. Tornando indietro lo ritrova lì, dove lo aveva lasciato. Ancora in piedi, guarda dall'alto verso il basso Cook, il capitano. Pensavo mi avresti ammazzato. Lo statunitense sorride amaro. Non sono un assassino, mi spiace. Non posso fare nulla per te. Il volo continua tranquillo e, cambiando latitudine, il 31 ottobre diventa il 1 di novembre. Raffaele Ralph Minichiello diventa quindi ventenne, ma nessuno all'interno dell'aeroplano festeggia. Dopo meno di un'ora dall'atterraggio a Shannon, il velivolo riparte di nuovo verso l'ultima parte di quel viaggio di 10.941 km che lo porterà a Roma, dove arriva e si mette in un holding pattern presto al mattino sopra l'aeroporto di Fiumicino. Un'ultima richiesta da parte del dirottatore, 18 ore e mezza dopo la prima: fermare l'aereo lontano dal terminal, e a terra un ufficiale di polizia disarmato e con una macchina. Si offre anche di portare l'equipaggio ad un albergo per scusarsi del disturbo. Nessuno accetta, ma declinano con cortesia. Niente di personale, no? Chiosa Cook. Alle 5 del mattino un Alfa Romeo si avvicina al 707 ormai spento. La guida l'ufficiale Pietro Guli, che si è offerto volontario. Scende ed alza una mano, e dall'aereo emerge Minichiello, ancora armato. Arrivederci, Don, dice al capitano. Scusa ancora per il casino. Raffaele si dirige con il fucile verso la macchina. L'equipaggio sente un misto tra senso di sollievo e speranza che il resto della storia non diventi una tragedia. Tornato finalmente a parlare la sua lingua natia, il dirottatore spende però poche parole con Guli. Gli intima di dirigere la macchina in direzione a Napoli. Si va verso casa. L'aeroporto di Fiumicino è già alle spalle. Durante il tragitto, 4 auto della polizia seguono l'Alfa Romeo. Minichiello dà allora direzioni sulle strade da prendere, seguendo vie secondarie e meno battute. Ma dopo poco, nonostante siano riusciti a seminare gli inseguitori, la fuga di Raffaele si deve fermare. A soli 10 km dal centro di Roma, infatti, imboccano delle vie sempre più strette fino ad un vicolo cieco. Entrambi gli uomini scendono dall'auto. Guli rimane calmo e chiede istruzioni, ma Minichiello, ormai stanco e stremato, va nel panico e comincia a fuggire a piedi, quanto più velocemente gli concedono le gambe. Per le 5 ore successive, centinaia di agenti perlustrano le colline circostanti in cerca di una traccia. Ma l'addestrato Marine non si trova, nonostante i cani e gli elicotteri. Il dirottatore sembra sparito nel nulla. Poco distante, al santuario del Divino Amore, Don Pasquale Silla è intento a dire messa nella chiesa gremita. Del resto è ogni santi, ed è sempre un momento di gioia e congregazione, oltre che di festa per i paesani. Ma tra la folla, vestita con i panni migliori, non si può non notare quel giovane che indossa una giacca e delle lunghe mutande al posto di pantaloni. Il prete, appena ne ha occasione, si avvicina per guardare meglio e riconosce Minichiello, grazie alle foto dei giornali che da ieri non fanno altro che parlare di lui. Charlene Del Monico, il giorno prima, l'aveva riconosciuto tra le foto dell'FBI, ed ora il suo volto
era famoso in tutto il mondo. Don Silla si affretta a chiamare la polizia, di nascosto, e alla fine Raffaele Ralph Minichiello viene circondato e arrestato fuori dal santuario. La sua reazione all'arresto è una risata. Paesà, perché mi arresti? Finisce così il dirottamento più lungo in termini di chilometri percorsi della storia. Qualche ora dopo l'arresto, Raffaele si presentò alla stampa con un tono quasi di incredulità, al limite dello spocchioso. Ma poco dopo rivelò il motivo reale del suo dirottamento, la voglia di tornare a casa dal padre morente. Con un biglietto da $15 e facendo da sé, come se fosse un modo per farsi giustizia. Il padre, quando venne intervistato, non ebbe dubbi. Era stata la guerra a cambiarlo in quel modo. Contro qualsiasi previsione, Minichiello divenne una sorta di eroe popolano dopo l'arresto, a causa della sua storia e del suo atteggiamento al contempo guascone ma pentito. La figura del ragazzo dal viso pulito che farebbe di tutto per tornare in madrepatria, dal padre malato, lo rese una celebrità ben voluta al pubblico. Il suo avvocato, Giuseppe Soccio, lo dipinse al processo nel quale non venne concessa l'estradizione negli Stati Uniti, dove avrebbe rischiato la pena di morte, come una vittima. Una vittima italiana. Venne condannato per i reati commessi sul territorio nazionale, con pena di 7 anni e mezzo, ridotta poi in appello a 3, di cui servì 18 mesi in tutto. Uscì il 1 maggio del 1971. Il 21enne uscì da Regina Celi con un completo marrone alla moda, fermandosi a parlare con i reporter con un misto di timidezza e presunzione. Ma il futuro di Raffaele non fu così facile, anche dopo il rilascio. Una serie di proposte di lavoro, come modello e come attore di spaghetti western, si risolsero in un nulla di fatto. Cercando finalmente pace, rimase a Roma, dove si sposò con Cinzia, da cui ebbe un figlio, lavorando come barista. Ad un certo punto fu anche il gestore di una pizzeria, che lui chiamò hijacking, dirottamento. Il 23 novembre 1980, 18 anni dopo il terremoto che sconvolse la vita di tanti oltre la famiglia Minichiello, un'altra scossa a soli 20 km di distanza portò morte e distruzione in Irpinia, con 4.690 vittime e più di 20.000 abitazioni rase al suolo. Tra i volontari che arrivarono ad aiutare ci fu anche Raffaele, che venne riconosciuto quasi subito. «Non mi fido delle istituzioni, quindi faccio io», dichiarò. Nel febbraio 1985 un'altra tragedia colpì Raffaele. La moglie, Cinzia, incinta del secondo figlio, morì assieme al neonato durante un parto nel quale i medici furono colpevolmente disattenti nei suoi confronti. E per l'uomo quella fu l'ennesima goccia. Decise di farsi nuovamente giustizia da sé, organizzando quello che lui chiamò il progetto. Fare irruzione armato ad una conferenza medica a Fiuggi e attirare l'attenzione sulla malasanità imperante in alcuni contesti e che erano costati la vita all'amata moglie e al nascituro. Per settimane preparò l'attacco, ma questa volta la redenzione arrivò grazie ad un collega ed amico, Tony, il quale, percependo il momento così difficile per Raffaele, gli regalò una Bibbia, che iniziò a leggere assieme a lui. Il progetto fu abbandonato e l'ex marine ed ex dirottatore divenne un uomo estremamente devoto. Nel 1999 tornò negli Stati Uniti, avendo saputo che erano stati annullati i carichi nei suoi confronti. I suoi ex commilitoni, nel frattempo, avevano lavorato a lungo per commutare la sua dismissione senza onore dal corpo dei Marines. E mentre continuavano a cercare di aiutarlo, Raffaele chiese di intercedere per lui organizzando un incontro con gli ostaggi del volo TVA-85. L'8 agosto 2009, all'esterno del Clarion Hotel di Branson, Missouri, Charlene Delmonico arrivò dopo aver ricevuto l'invito dei commilitoni di quello che fu il suo dirottatore. E lì trovò il primo ufficiale, Wenzel Williams, unica altra persona che accettò quella strana rimpatriata. All'esterno dell'hotel non c'era Raffaele, ma solo i suoi compagni d'arme, che vollero leggere una lettera che esprimeva il loro pensiero di rispetto e affetto nei confronti dell'italiano che aveva tenuto il mondo in scacco con un fucile. Ascoltate quelle parole, Delmonico e Wenzel si convinsero ad incontrare Raffaele Minichiello, e li raggiunse di lì a poco.
Entrambi ricordano il loro ex dirottatore come un uomo ormai pentito e quasi in imbarazzo nel ripensare a quelle ore assurde e all'atto che aveva compiuto. Minichiello regalò ad entrambi una Bibbia, dove scrisse: «Grazie per il vostro tempo. Apprezzo il vostro perdono per le mie azioni che vi hanno messo in pericolo. Per favore, accettate questo libro, che mi ha cambiato la vita. Dio vi benedica». E aggiunte sotto le parole Luca 23:34. E quel passaggio recita: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno».